Gianna Nannini rompe il silenzio sul film della sua vita. Come ha reagito quando l'ha visto per la prima volta? Scopriamo, infatti, maggiori dettagli sulla famosa pellicola in uscita il 2 maggio su Netflix. Si intitola Sei nell'anima ed è il nuovo film di Netflix su una parte della vita di Gianna Nannini. La famosa cantante in una recente intervista ha rivelato qual è stata la sua prima reazione quando ha avuto modo di vedere il film per la prima volta. La pellicola, naturalmente, tratterà solo una parte della storia della mitica Gianna Nannini. Ripercorrerà gli anni della sua giovinezza fino a quella che lei stessa considera la sua vera rinascita, ossia il famoso 1983, anno in cui ha avuto anche una forte crisi d'identità. Il film porterà lo spettatore nella mente e nella musica di una delle più grandi artiste italiane di tutti i tempi. L'attrice protagonista darà volto alla Nannini, mostrando anche la sua continua ricerca di ispirazione, ma anche di musica e libertà, manifesto della sua vita intera. Nel cast del film troviamo Selene Carammazza, Stefano Rossi Giordani e Maurizio Lombardi. C'è anche Andrea De Logu nei panni di Mara Maionchi. Il film è liberamente ispirato al romanzo autobiografico dell'arista che porta lo stesso nome, uscito nel 2016. Ma qual è stata la prima reazione della cantante quando ha visto la pellicola per la prima volta? Scopriamolo di seguito. Gianna Nannini sul film della sua vita. Come ho reagito quando l'ho visto per la prima volta? Gianna Nannini in una delle ultime interviste rilasciate, ha dichiarato di voler ringraziare sempre pubblicamente anche Mara Maionchi, che le ha dato la prima chance. La sua, a tratti, è stata una sorta di favola. Nata da un imprenditore, ma quasi rinnegata quando ha rivelato di voler fare l'artista, alla fine è riuscita in uno dei suoi sogni più grandi. Le è stato anche chiesto se ci sarà anche una seconda parte del film sulla sua vita, con tutto ciò che è successo dopo. A quel punto la famosa cantante ha risposto che, per il momento, non lo sa, ma soprattutto tocca vedere anche il riscontro che avrà per quanto riguarda i telespettatori. Ha però ammesso di essersi divertita tantissimo quando ha assistito alle riprese. Quando ha avuto modo di vedere il lavoro completo, poi, ha rivelato di non essere riuscita a trattenere le lacrime. Nel film lei ha trovato realmente parte della sua vita, sia quella più sofferente che le gioie provate dopo. Per lei, infatti, è stato già un grande successo solo per quello che è riuscita a trasmetterle. Un modo, dunque, per vedere se stessa attraverso gli occhi degli altri.